Il mio intervento vuole andare a focalizzare quali sono gli aspetti di tipo ambientale del biogas. Sembra quasi un controsenso parlare di aspetti ambientali su un'energia rinnovabile, però questa disattenzione dare per scontato che gli aspetti ambientali siano automaticamente risolti ha portato negli ultimi anni soprattutto a delle distorsioni che hanno avuto ripercussioni peraltro anche su alcuni aspetti sociali e sicuramente di tipo economico. Parlo per esempio del fatto che richiesta di biomasse coltivate per l'utilizzo in impianti di produzione di biogas abbia alterato il mercato di alcuni prodotti, in particolare l'insilato di mais, il trinciato di mais, e abbia anche creato delle pressioni conseguenti sulle aziende agricole produttrici di latte che avendo meno margini potevano essere meno concorrenziali su questo aspetto. Quindi l'aspetto ambientale peraltro visto in quest'altro modo, cioè visto in termini di quadro ambientale all'interno di cui si inserisce la società e quindi gli aspetti economici, rende ancora più forte l'idea di affrontare questo tema quando affrontiamo l'introduzione di una tecnologia, di un sistema nuovo in un ambito. L'attenzione sull'ambito agricolo, a mio modo di vedere, è particolarmente importante. Perché l'agricoltura ha sempre questa doppia faccia di settore produttivo a tutela dell'ambiente da una parte, ma dall'altra anche come un settore produttivo che può provocare dei forti impatti sull'ambiente. In questo senso l'aspetto energetico che è quello che ha portato ovviamente lo sviluppo delle tecnologie del biogas e l'utilizzo del biogas come fonte rinnovabile è sicuramente salvaguardato, ci sono alcuni aspetti a contorno che meritano una riflessione e a questo proposito vorrei richiamare brevemente, molti di voi immagino abbiano già questi elementi ben chiari, che quando parliamo di ambiente parliamo principalmente di alcuni aspetti. Uno è quello del riscaldamento globale, quindi dei gas che possono aumentare l'effetto riscaldamento globale, in particolare i gas effetto serra previsti dal protocollo di Kyoto, che sono questi, la CO2 ovviamente, il metano e il protossido d'azoto, che sono assieme all'anidride carbonica i tre gas di principale interesse in agricoltura. Tenete conto che il metano ha un potere di effetto serra intorno ai 21 volte, poi qui sono dei parametri diversi a seconda di come viene calcolato, rispetto all'anidride carbonica, il protossido addirittura 310. L'agricoltura produce più del 45% del metano complessivo, quindi emette tantissimo metano e quindi ha un aspetto sicuramente di criticità, anche se possiamo vedere come la maggior parte di questo 45% di metano di origine agricola è prodotto dagli animali stessi, cioè deriva dalle fermentazioni enteriche, su cui non possiamo intervenire se non marginalmente con l'alimentazione, per esempio. L'unico intervento drastico sarebbe quello di eliminare gli animali, ma ovviamente questo porta delle altre conseguenze, no? E quindi, però su questo 21% invece emissioni di metano legate alla gestione degli effluenti di allevamento possiamo sicuramente agire. Anche il protossido d'azoto è principalmente emesso dall'agricoltura, qui però siamo
legati soprattutto all'emissione. Dopo la distribuzione dei fertilizzanti minerali sui terreni c'è una quota di emissione da coltivazioni che non prevedono l'uso almeno intensivo di fertilizzanti e un'altra quota degli allevamenti d'allevamento. Complessivamente l'effetto serra vede tra i diversi settori l'agricoltura contribuire con un 8%, di cui il 2% è legato alla gestione degli effluenti d'allevamento. Quindi la quota su cui interveniamo pensando al biogas in termini di riduzione dei gas a effetto serra è una quota piccolina, ma sicuramente interessante e significativa. Un aspetto però che spesso non viene sottolineato dell'impatto ambientale invece è legato all'acidificazione, quindi all'emissione di gas. In particolare si tratta di questi tre gas, biossido di zolfo, gli ossidi di azoto e ammoniaca, che ha una serie di effetti dannosi sull'ambiente in termini diretti, quindi di danno sulle coltivazioni, di destrutturazione dei terreni e anche quindi un effetto secondario che è quello di riportare queste sostanze al terreno e quindi di causare eutrofizzazione. L'acidificazione è a carico, per quanto riguarda il settore agricolo, soprattutto per quanto riguarda l'ammoniaca. L'ammoniaca è un gas che viene emesso dagli effluenti d'allevamento, quindi dopo l'escrezione delle deiezioni, e vedete che incide per il 95% grosso modo del totale di ammoniaca prodotta, mentre per gli altri gas, l'SO2 e gli ossidi d'azoto, invece l'agricoltura non ha aspetti rilevanti. Anche in questo caso, in questo caso le emissioni di ammoniaca sono a prevalente carico della gestione degli effluenti dell'allevamento, e quindi questo elemento è un elemento da su cui fare un'attenzione particolare quando andiamo a intervenire sulla filiera di gestione di questi effluenti. Anche qui, complessivamente l'agricoltura ha uno share abbastanza elevato degli acidificanti complessivi, quindi più del 50% di tutti i settori. Quindi, cioè, mentre l'agricoltura ha l'8% del gas effetto serra, ha ben il 52% di acidificanti, anche se è principalmente a carico dell'ammoniaca. Allora, è vero, dare attenzione ai gas effetto serra per quanto riguarda l'aspetto ambientale del biogas, ma non possiamo trascurare quale può essere l'effetto sugli acidificanti quando andiamo a progettare e a inserire sul territorio degli impianti di biogas. Ci sono anche altre emissioni, ma adesso su queste sorvolerei, e ci sono le emissioni verso le acque. Emissioni verso le acque vuol dire che l'azoto, una volta che ritorna ai terreni come fertilizzante, in parte viene rilasciato dai terreni perché non utilizzato dalle colture, fino a creare fenomeni di eutrofizzazione o di inquinamento diretto, per esempio il problema dei nitrati nelle acque, che sapete sono pericolosi per la salute umana perché hanno un'azione cancerogena, precursori di sostanze cancerogene. Rilascio di azoto verso le acque è significativo soprattutto nelle regioni ad alto carico zootecnico. Qui vedete questa buona parte della pianura padana, però anche altre zone, in particolare Olanda, la Bretagna, alcune zone di Inghilterra e Irlanda, alcune aree della Spagna. Questi forti rilasci di azoto verso le acque sono sicuramente un problema che dobbiamo considerare quando parliamo di biogas. Biogas che oltre all'obiettivo energetico, e qui voglio ricordare che i primi impianti di biogas in Italia non sono
di pochi anni fa, ma sono di ormai primi anni 80, di fine anni 70, inizio anni 80. Claudio Fabbri si ricorda bene di questo quando era ancora studente o neolaureato. Io ero qualche anno in più di lui, come si vede dai capelli grigi, ma anch'io ho iniziato la mia attività intorno a quegli anni con i primi impianti di biogas. Sicuramente avevano degli obiettivi molto diversi da quelli attuali, per cui è vero che gli impianti attuali, quelli con la tecnologia attuale, sono relativamente recenti, ma è altrettanto vero che il principio di recuperare il biogas, anche per altri motivi, era già ben definito. Per esempio la stabilizzazione degli effluenti e la riduzione degli odori è sempre stato uno dei motivi principali per cui alcune aziende hanno deciso in passato di adottare, di implementare un impianto di biogas. Si accennava prima il Fabbri alla riduzione della carica patogena anche possibile con questa tipologia di impianto, e sicuramente c'è un obiettivo ambientale di riduzione dei gas a effetto serra. Questi obiettivi collaterali, l'impressione è che siano un po' sfumati nel momento in cui ha prevalso l'aspetto economico. Quindi molti hanno deciso di realizzare impianti per la produzione di biogas non perché vedessero questi obiettivi nel loro complesso, quanto perché l'integrazione del reddito aziendale offerta dagli incentivi ora modificati, come poi sentiremo meglio, ha spostato l'interesse all'integrazione del reddito aziendale, o in alcuni casi a sostituzione del reddito aziendale. Ci sono aziende che hanno chiuso l'allevamento e fatto l'impianto di biogas, cioè, quindi addirittura scelte drastiche, no? Allora, questo ci pone nella fase di progettazione, soprattutto dal punto di vista dell'agronomo, una questione di sostenibilità ambientale vista però a tutto tondo. A tutto tondo vuol dire affrontare il problema della progettazione di impianti di biogas nelle logiche ormai diffuse del life cycle assessment e andare a vedere sia il potenziale di eutrofizzazione, sia quello di acidificazione, sia ovviamente quello del riscaldamento globale, senza dimenticare magari aspetti legati anche a altre emissioni come quello delle polveri, degli odori, dei composti organici volatili. E allora, se andiamo a analizzare in questo senso un impianto di biogas, innanzitutto non possiamo confinarci all'aspetto tecnologico impiantistico, cioè dove fisicamente avviene la fermentazione della sostanza organica in produzione di biogas, che è questo, dove peraltro possiamo avere delle perdite a volte anche significative di metano. Quindi produciamo il metano, ma poi una parte in qualche modo non la utilizziamo. Ma dobbiamo anche estendere la valutazione a quella che è la fase di produzione delle matrici, siano esse di allevamento, siano esse di altra origine, sottoprodotti o addirittura colture dedicate, alla fase di trasporto, perché dove possiamo avere delle perdite anche qui o comunque degli utilizzi di energia fossile, per esempio il trasporto su strada comporta un utilizzo di combustibile tradizionale, così come le varie fasi poi di trasformazione riguardano poi la conversione dell'energia dell'energia contenuta nel biogas in energia termica e energia elettrica. Teniamo conto che se consideriamo tutti questi aspetti, anche dal puro punto di vista dei gas a effetto serra, quindi CO2 equivalenti, gli impianti di biogas possono essere molto diversi.
Questo lavoro di Bachmeier di un paio d'anni fa lo dimostra abbastanza chiaramente. Questi sono 10 impianti diversi monitorati, da cui sono state rilevate tutte le informazioni relative alla produzione di energia e alle emissioni. Qui, questi colori diversi sono le diverse fonti di emissione, quelle sopra lo zero, o di crediti, cioè di riduzione delle emissioni grazie per esempio all'utilizzo dell'energia, quindi a sostituzione dell'energia rinnovabile, di energia rinnovabile sull'energia fossile. E qui vediamo che a seconda della tipologia dell'impianto, di come viene gestito, del tipo di substrati, possiamo avere dei bilanci netti, che sono questi pallini gialli, molto diversi. Questo vuol dire che anche da questo punto di vista la modulazione può essere decisamente diversa. Ci sono diversi aspetti chiave per valutare la sostenibilità ambientale del biogas. Non mi dilungo troppo perché il tempo è abbastanza stretto. Ci sono aspetti che possiamo valutare in modo diverso e possono portare a quindi risultati diversi. Se utilizziamo solo l'energia elettrica, allora gli impianti di biogas che utilizzano substrati esterni, in particolare biomasse coltivate appositamente, e che non utilizzano anche il calore prodotto, utilizzano solo l'energia elettrica prodotta, sono ai limiti della sostenibilità. Quindi dobbiamo stare molto attenti a utilizzare bene tutta l'energia che viene prodotta. Bisogna stare molto attenti alle perdite di biogas e bisogna valutare con estrema attenzione cosa succede a valle dell'impianto. A valle dell'impianto abbiamo ancora della sostanza organica, abbiamo ancora dell'azoto, abbiamo dell'azoto in forma più ammoniacale rispetto a quella che era in partenza. Azoto in forma più ammoniacale vuol dire più emissioni di ammoniaca in atmosfera, vuol dire quindi più acidificazione. Quindi se miglioriamo la sostenibilità ambientale producendo energia, non dobbiamo rischiare di peggiorare la sostenibilità ambientale dall'altra parte. Quindi volevo solo farvi vedere rapidamente, se ho ancora qualche minuto, due o tre minuti, un'esperienza che stiamo seguendo, un impianto consortile che mettendo a confronto due ipotesi di lavoro, una solo con impianto di gestione anaerobica. Queste sono 10 aziende con 12 allevamenti collocati su un territorio abbastanza vasto, con un impianto di digestione anaerobica con utilizzazione principalmente di effluenti, a valle della digestione anaerobica una separazione solido-liquido e un trattamento per la rimozione dell'azoto in modo da riequilibrare il carico d'azoto sui terreni. Questo impianto l'abbiamo monitorato in diversi modi con una serie di rilievi sia sulla gestione, sia dal punto di vista analitico, sia dal punto di vista dei trasporti. E quello che emerge è che ovviamente passando dalle singole aziende a un'utilizzazione del solo impianto di biogas, le emissioni di CO2 vengono ridotte drasticamente. Stessa cosa con l'impianto di trattamento per la rimozione dell'azoto, un po' meno perché ovviamente c'è un consumo dell'impianto stesso e una serie di perdite. Le emissioni di metano analogamente decrescono, quelle però di protossido d'azoto aumentano perché l'impianto, soprattutto nell'impianto di trattamento, c'è un'emissione molto più elevata di questo gas. Quelle di ammoniaca
vengono ridotte nel caso in cui ci sia un trattamento di rimozione dell'azoto e quindi soprattutto l'azoto al campo, quindi i potenziali rilasci di azoto verso le acque vengono drasticamente ridotti e contenuti nel caso in cui si adotti anche quest'altro trattamento in combinazione con la digestione anaerobica. In caso contrario, la digestione anaerobica, vedete che aumenta un po' addirittura il carico di azoto sui terreni perché c'è un po' di biomassa aggiunta. In questo impianto la biomassa aggiunta è molto limitata, in altri impianti può essere addirittura il 100% del substrato in ingresso. Allora, con un substrato in ingresso del 100% è chiaro che è tutto azoto nuovo che va a finire sui campi, e se c'è una criticità nella zona in termini di carichi di azoto può andare a peggiorare ulteriormente questa cosa. Vado alle conclusioni. In sostanza il messaggio che volevamo portare in questo seminario è quello di iniziare a pensare ad affiancare alla progettazione tecnica anche una progettazione di tipo ambientale che tenga conto un po' di tutti gli aspetti dell'inserimento di questi sistemi nell'ambito dell'attività agricola. Sicuramente è un'opportunità, una differenziazione del reddito, gli aspetti economici li sentiremo meglio dai relatori che seguono, ma dobbiamo garantire anche la sostenibilità e quindi trattare anche l'aspetto ambientale in modo adeguato. Le tecniche sono ormai note, si tratta di applicarle anche a questo settore, si stanno iniziando ad applicare. Dipartimento, che si chiama Dipartimento adesso di Scienze Agrarie e Ambientali, io faccio parte dell'ex Dipartimento di Ingegneria Agraria dell'Università di Studi di Milano, ha affrontato questi temi sia dal punto di vista tecnologico con i colleghi nel tempo, ma adesso il lavoro principale sull'impatto ambientale dell'attività agricola e quindi questi aspetti diventano assolutamente rilevanti e importanti anche nell'ambito dei progetti europei come quello che citava prima il collega Fabri, in cui siamo coinvolti. Quindi l'invito è a non trascurare questi aspetti per rendere sostenibile non solo economicamente, ma l'economico nel breve, per quanto possa essere interessante periodo di tempo. La sostenibilità è un qualcosa, vi ricordo, che dobbiamo lasciare ai nostri figli. Grazie.